Per fare il politico non bisogna avere tanto talento, mi rendo conto. Questo è il grande problema dei nostri politici. E ce li ha, e ce, beh, però io caro mio, io mi conoscono nel mondo, invece lei non lo conosce nessuno. Allora, io sono stato dai siti, forse proprio perché lo conoscono, lo editano. Un anno fa. Ecco, appunto, lei dica, vede, già la sua ignoranza mi fa specie, insomma, è tipico. Però vi invito a restare sul tema e a non entrare io non gli ho detto niente. Io non gli ho detto niente a questo signore. Le rispondo con un sorriso. Sto parlando le rispondo che sono con un sorriso. Lei sorrida, bene. Le rispondo con un sorriso. E non è, io lei non l'ho mai interrotto. Impari l'educazione, soprattutto se fa il ministro, il sottoministro, cosa fa. Ecco, lei impari ad ascoltare, che forse c'ha, chi ascolta impara, chi parla troppo come lei non impara mai. Va bene, forse è lei risolve. Va bene. Toscani, prosegue, Toscani, che se no non ne usciamo più. Esatto, cerchiamo di... Ho fatto una domanda, sto rispondendo. Prego, poi diamo la replica a Centinaio. È qui da mezz'ora che ascolto il ministrello lì che mi ha raccontato una serie di palle. Toscani, no. Così perdiamo il contenuto della discussione. Ma non mi interrompa. Ma scusi, ma io sto qua educatamente, stavo raccontando la mia... E chi ascolti, no? Ascolti. E se non vuole ascoltare si tappi le orecchie. Vede, poveretto, è il nostro ministro, guardatelo che bella figura. Allora, cosa volete che vi dica? No, si è concluso e volevo dare anche la replica a Centinaio, così per... Sì, sono il vostro fotografo, cara Lega, e la vostra immagine fa schifo, va bene?